Nel pomeriggio di Albino si è svolta l'inaugurazione della Casa di Gioia, uno spazio dedicato ai disabili, a ragazzi e ragazze con disabilità, ma non solo, uno spazio aperto veramente e molto inclusivo. Ne parliamo con il presidente del gruppo GEDI, Adriano Bosio. Niente, è stata un'iniziativa che è nata un po' dalla richiesta dei genitori di avere una prospettiva per i loro figli, per il dopo di noi, e anche per qualche genitore monogenitoriale, diciamo, che è rimasto un genitore solo, in cui facevano fatica a sopportare la solitudine. Quindi abbiamo pensato di creare 3 appartamenti in cui potessero convivere genitori aiutandosi tra di loro, diciamo. Il gruppo GEDI ha di fatto realizzato interamente l'opera, un'opera che ha avuto un importo comunque notevole, ma siete riusciti a coprire tutte le spese grazie a tanti che si sono prodigati per aiutare questo gruppo. Direi che l'investimento complessivo è stato oltre 1,5 milioni di euro, di cui finanziato per circa 900.000 euro dal 110% di bonus, sia sismico che ecobonus. 300.000 euro li avevamo raccolti noi all'inizio presso aziende privati, e questo ci ha permesso di iniziare il volano, diciamo, per poter monetizzare, diciamo così, il 110%. Poi sicuramente sono stato sponsor importanti come la BCC di Milano, che ci ha, pur conoscendoci da poco, ci ha dato un buon sostegno, la BIM, Bacini Imbriferi Montani, che ci ha fatto un prestito a tasso zero, e anche aziende locali, diciamo, del territorio che ci hanno fatto dei contributi. Cosa significa avere nel vostro paese uno spazio come questo? È stata veramente una gioia, come il nome di questa casa, essere qui oggi, inaugurare questa struttura, ed è fondamentale per il territorio di Albino, ma in realtà per il territorio di tutta la Valle Seriana. Una realtà innovativa, finanziata anche in parte con fondi PNRR, rivolta ad almeno 12 persone con disabilità che potranno vivere in autonomia o comunque con un'assistenza molto lieve da parte degli operatori. Questo è mettere in campo, mettere davvero a terra il concetto di dopo di noi, quindi un servizio che va incontro a quei genitori che hanno paura per i loro figli con disabilità un domani quando non ci saranno. Quindi siamo davvero contenti che il gruppo GEDI abbia investito in questa realtà, in questo territorio, e noi come comune abbiamo fatto ovviamente tutto quello che era possibile per agevolarli. Quindi è davvero un momento di gioia, come il nome di questa casa. Una domanda anche per quanto riguarda la vostra volontà, l'obiettivo di cui parlavate, rendere questo spazio non solo inclusivo ma anche interamente aperto al territorio. Sì, questa è un'idea molto bella che abbiamo avuto insieme al gruppo GEDI, quello di avere questa realtà non chiusa in se stessa, quindi non come una comunità fine a se stessa, ma una realtà aperta al territorio dove dando si riceve, quindi aperta la cittadinanza, aperta la popolazione locale con iniziative e con la possibilità di scambi tra le persone che qui vivranno e le persone del territorio che abitano vicino e non solo. Quindi davvero un bel connubio tra i residenti di questa struttura e i residenti del comune di Albino sarà sicuramente un valore aggiunto.